successo alle elezioni amministrative, dal web alle tere, dai palazzetti dello sport ai consigli comunali. E questo è soltanto l'inizio dell'ebook che sarà disponibile da giovedì, edito con prefazione di Alessandro Sallusti e scritto da Francesco Maria Del Vigode. Il giornale, noi abbiamo il piacere di avere l'autore ai nostri microfoni. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito. Allora, Mancherebbe. siamo in attesa di giovedì, quando uscirà questo ebook. Grillo, adesso provate a votare un altro. Insomma, non sarebbe potuto uscire in un periodo migliore. Siamo al day after dei risultati dei ballottaggi di questa seconda fase delle amministrative, con il trionfo che abbiamo raccontato in più modi, con più voci anche, di quello che è accaduto a Parma, di questo Movimento 5 Stelle consacrato a movimento politico a tutti gli effetti. Beh, sì, diciamo che c'è stata un po' di fortuna da parte mia nell'aver pubblicato un libro così a ridosso della vittoria del Movimento 5 Stelle, però la cosa era un po' nell'aria. Diciamo che la vittoria elettorale di Grillo è stata un po' come uno tsunami. Quando arriva lo tsunami, il mare si ritira, di solito, e se uno guarda il mare dice: cavolo, qua probabilmente sta per arrivare qualcosa che non va. Era già da qualche mese che nell'aria c'era, si sentiva parlando con la gente che c'era dato apprezzamento nei confronti di quello che diceva Grillo e soprattutto dei consensi che riuscivano a raccogliere i grillini, che sono in verità la nemesi di Grillo stesso. L'abbiamo visto con Federico Pizzarotti, che è una persona pacata, è un moderato nei modi, probabilmente non in tutto quello che dice, ma è molto meno estremo di Grillo. E infatti abbiamo già visto anche, tra l'altro, sulle pagine di un quotidiano romano, un'intervista in cui Pizzarotti prendeva un pochino le distanze, cioè diceva: ho vinto io, non ha vinto Grillo, e a questo Sì. punto non ha nemmeno bisogno dei suoi consigli, ha detto. Per cui credo che in verità il Movimento 5 Stelle possa riservare anche delle sorprese, perché i grillini probabilmente sono molto diversi da Grillo, e può anche essere la sorpresa più grande, potrebbe essere che Grillo, che è stato sicuramente il volano, la cassa di risonanza per il movimento, a un certo punto diventi un po' una zavorra per loro. Ecco, questo lo vedremo solo nei mesi futuri, probabilmente. Anche perché quest'oggi, a fronte dell'intervista che citava lei rilasciata da Pizzarotti, ci sono state anche le dichiarazioni di Beppe Grillo, dichiarazioni pesantissime nel suo stile, insomma, nei confronti dell'opposizione politica o comunque del Partito Democratico, nello specifico indirizzate a Bersani. Ha detto: Bersani è quasi morto, insomma, non si è tirato indietro nemmeno di fronte ecco, ai risultati e alla vittoria di ieri. Sì, perché cioè, Grillo è un provocatore e gioca proprio sul discrimine fra i due ruoli, fra il mestiere che faceva prima, che era del comico, politicizzato, satira politica, ma era pur sempre un comico. Adesso deve prendere atto di essere un politico e non può più permettersi probabilmente di dire esattamente tutto quello che diceva prima. Non so se è mai capitato agli ascoltatori di sentire dal vivo un comizio di Beppe Grillo. Non si capisce mai se giochi nel campo della serietà o dello scherzo. E questo gli permette di tirare bordate un po' a tutti, anche a quelli come il Presidente della Repubblica, verso cui di solito c'è un rispetto diverso. Per cui sì, oggi è stato pesantissimo con Bersani, come lo è stato precedentemente con altri politici e specialmente con quelli di sinistra. Sì, tra le altre cose, lei ha citato i comizi di Beppe Grillo. È andato, non so se anche a suo avviso, abbastanza sintomatico il fatto che Beppe Grillo nasce come comico. E come comico, i suoi spettacoli erano a pagamento fino a qualche tempo fa. Infatti, il vero discrimine, il momento in cui Grillo ha capito che quello che voleva fare da grande, tra virgolette, perché grande lo è già, era la politica, è stato proprio, secondo me, questa campagna elettorale. E Grillo è un artista astuto, un manager di se stesso bravissimo, sembra una nota di colore, ma non è anche un genovese, quindi è anche abbastanza tirchio, almeno così raccontano le cronache, gli amici, le persone con cui ho avuto modo di parlare. Nel momento in cui lui decide di fare 102 comizi in 102 città dove si presentano le liste del suo movimento, totalmente gratuiti, in cui ripete praticamente quello che diceva negli spettacoli, vuol dire che ha fatto una scelta di campo, una scelta, ha imboccato una via che difficilmente gli permetterà di fare un'inversione di marcia o di mettere la marcia indietro, come vogliamo dire, perché ha anche saturato il suo mercato di spettatori. Non è detto che ci sia una coincidenza perfetta fra chi guardava i suoi spettacoli e chi va a vedere i suoi Beh, comizi, certo. però diciamo che la sua figura ormai, cioè lo spazio che la sua figura può occupare è saturo dal grillo politico. Per cui l'appello che io gli ho rivolto in un articolo scritto oggi, ma anche nell'ebook che uscirà a giorni, è quello di decidere di comportarsi effettivamente da politico. Anche perché finora lui sicuramente ha saputo raggiungere tutti tramite il web, tramite la rete, con i meetup. Sì, questa è stata, insomma, anche questo è un aspetto del fenomeno del grillismo, come è stato definito, no? Certo, sì, L'aspetto del web. è un aspetto fondamentale. Però adesso a questo punto tutti i suoi sindaci, che sono 3, 4,
tutti i suoi sindaci dovranno poter parlare con tutti i cittadini e quindi dovranno utilizzare tutti i mezzi e devono dimostrare di avere una mentalità anche molto concreta che vada oltre la virtualità della rete, perché altrimenti fra 7-8 mesi, quando si andrà a votare, verranno puniti se non saranno stati in grado di mettere mano alle cose pratiche dei comuni e delle amministrazioni. Anche perché nessuno più dei sindaci poi sono quei personaggi politici che necessitano del contatto diretto con la gente per capire le istanze dei cittadini che stanno governando, insomma. Certo, assolutamente. Infatti in questo qui è stato facilitato, perché la campagna di Pizzolotti è costata 6.400 euro, che è una cifra bassissima se pensiamo a quanto viene speso in genere dai partiti tradizionali. Ovviamente per il problema di Grillo adesso è anche organizzarsi con una campagna elettorale che sia parimenti efficace per le elezioni politiche. E ricordiamoci che nelle elezioni comunali è ovvio, c'è un rapporto quasi fisico col sindaco, perché lo si vede per la strada, specialmente in province piccole. Però per quando lui si presenterà alle politiche, non potendosi candidare lui, perché lui si è autotagliato fuori, perché Grillo dice che non vuole dei pregiudicati in Parlamento. Grillo nel 1988 è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo, e quindi lui non si potrà candidare, però deve trovare un candidato premier che possa reggere il confronto con lui per le prossime elezioni. Ecco, proprio adesso, in questo momento, stanno passando su Stack di G24 un sondaggio se Grillo si candiderà alle prossime politiche. Insomma, capita ad hoc, ecco, ancora non abbiamo i risultati del sondaggio, magari li daremo nel corso della trasmissione. Io credo che lui non possa, credo che non lo per farà. Coerenza, però. Per non coerenza per con se stesso. Poi, per carità, questo limite che ha posto è un po' manicheo, come molte delle proposte di Grillo, perché Grillo in verità cioè si parla di un incidente che è avvenuto per caso, per cui non è certo questo che può impedire o inficiare le capacità politiche di Beppe Grillo, a mio avviso. Però lui ha voluto fare una proposta radicale, in modo tale proprio da ripulire totalmente il Parlamento, e coerentemente lui ha sempre detto: io sono incandidabile. Questo è sempre stato di una coerenza granitica. Sì, è vero, insomma. E poi un ultimo aspetto da vagliare, almeno a mio avviso, insomma, che mi farebbe piacere approfondire con lei, è l'aspetto proprio mediatico di Beppe Grillo, perché è vero che il grillismo è nato sul web, perché da lì è partito, con il blog di Beppe Grillo viene considerato come uno dei più influenti. Però c'è anche, subito dopo le amministrative, il dato che Beppe Grillo avrebbe cercato di impedire ai suoi candidati di presentarsi in televisioni. Sì, lui ha fatto una specie di editto in cui impediva, ha detto proprio, l'ha ripetuto anche nei comizi, ai candidati di andare in televisione, perché c'è la televisione morta, a noi non serve comunicare in televisione. Da una parte capisco benissimo la logica di Grillo, che è una logica per il suo interesse personale e di partito, nel senso che molti di quelli dei candidati di Grillo non sono probabilmente all'altezza di un dibattito televisivo, non hanno gli strumenti, è una questione di esperienza, non perché non abbiano le capacità intellettuali, ma perché fare politica non è mai stato il loro mestiere, e rientra nelle necessità di politici anche saper fronteggiare o tenere testa a un contendente in un dibattito televisivo. E poi lui dice giustamente, in parte sostiene che loro hanno avuto questo successo proprio perché usavano la rete. È vero che se i grillini e Grillo avessero comunicato solo attraverso le televisioni tradizionali, faccio l'esempio più assurdo, parlando a porta a porta, non avrebbero raggiunto magari quegli elettori che hanno proprio le orecchie per sentirli, che probabilmente sono quegli elettori tra i 20 e i 35 anni che guardano un po' con la televisione, stanno molto su internet, seguono i social network, Twitter, Facebook. Questo è vero, però secondo me nel salto di qualità che un movimento deve fare quando raggiunge una cifra percentuale come il 10, il 15%, anche quello dovrà andare in televisione, perché secondo me, come Berlusconi nel 94 probabilmente ha vinto le elezioni perché sapeva maneggiare benissimo il mezzo televisivo, io adesso ho vinto l'amministrativa perché sa maneggiare benissimo la rete, però per fare il vero salto di qualità, cioè portare in Parlamento una pattuglia notevole di deputati, probabilmente deve azzardarsi a entrare anche nel seminato televisivo. Quest'ultima cosa mi permette anche di poter sottolineare una contraddizione di Grillo, cioè il pretendere una democrazia massima nelle istituzioni pubbliche e poi in verità all'interno del proprio movimento avere una gestione manageriale di tutto. Questo è uno degli altri problemi che col passare del tempo verranno fuori all'interno del movimento, si creerà una fronda come in parte già creata per arginare queste derive autoritarie di Grillo.
Ecco, la poca democrazia interna è un aspetto che potrebbe portare, non dico al fallimento, ma comunque a un certo una certa distanza tra poi coloro che fanno effettivamente politica sul territorio e la figura di Beppe Grillo. Ma c'è anche un altro ruolo all'interno del Movimento 5 Stelle, un'altra figura che non si capisce bene che ruolo abbia, quella di Gian Roberto Casaleggio, lo spin doctor di Grillo, l'inventore di Grillo, come è stato definito. Sì, perché Grillo fino al 2000 andava in giro con degli spettacoli che allora facevano in Palazzetto dello Sport, in cui spaccava il computer a martellate. Certo. Lui sapeva che la rete fosse non servisse a niente, c'era la New Economy, la bolla, lui diceva che era una fregatura, in poche parole, internet. Poi un giorno conosce Gian Roberto Casaleggio, che è uno dei massimi esperti di comunicazione digitale in Italia, e Casaleggio lo converte al web. Da lì nasce questo sodalizio, la Casaleggio Associati, che è un'azienda di Milano, si occupa totalmente della gestione di Beppe Grillo, sia della pubblicazione dei libri che della diffusione dei suoi spettacoli in DVD, dell'organizzazione di spettacoli e anche del Movimento 5 Stelle. Però questa è una presenza che, finché Grillo si occupava di cose, di un lavoro normale come quello dell'artista e del comico, andava bene, nessuno sorgeva al naso. Ultimamente all'interno del movimento in molti si sono lamentati di questa figura un po' ingombrante e che, secondo i militanti, influisce anche sulle decisioni politiche di Beppe Grillo. Per cui quella di Casaleggio è una figura particolarmente critica all'interno del movimento. Faccio solo questo esempio: poco tempo fa, più o meno attorno a quando è stata un'espulsione di Tavolazzi, che era in quel periodo stavano organizzando del dissidente, insomma, no? Infatti, di un dissidente. Ecco, lui era uno di quelli che aveva appoggiato una conferenza a Rimini in cui dei grillini, senza essere stati autorizzati da Beppe Grillo, si riunivano e parlavano, e appunto all'ordine del giorno il primo era proprio la figura, cioè fare chiarezza sulla figura di Gian Roberto Casaleggio. E di lì a pochi giorni, infatti, poi Tavolazzi è stato decapitato dal Movimento 5 Stelle. Probabilmente un nesso c'è, diciamo che è una figura piuttosto ingombrante su cui Grillo non ha mai fatto chiarezza, ma non con l'opinione pubblica, perché alla fine più che altro con i suoi stessi militanti. Sì, infatti, anche perché è stata una figura che man mano si è andata defilando un po' rispetto alla scena pubblica, per cui sì, cioè, tanto è maiuscola la fama di Beppe Grillo, tanto è minuscola quella di Casaleggio, è inversamente proporzionale. Sì. Non per gli addetti ai lavori del web, ma per il grande pubblico e anche per gli elettori. Casaleggio è pressoché uno sconosciuto, invece è quello che ha creato il Grillo politico. Infatti io nel mio libro dico che c'è un Grillo avanti AC, avanti Casaleggio e dici dopo Casaleggio, perché cambia totalmente il personaggio. È vero. Allora, noi andiamo a ricordare prima di tutto il titolo dell'ebook. Grillo, adesso provate a votare un altro. È stato edito da il giornale.it, la collana dei corti, con la prefazione, tra l'altro, del direttore del giornale Alessandro Sallusti, che molto spesso ospitiamo su queste frequenze con molto piacere. Ma andiamo a raccontare ai nostri radioascoltatori come poter fare per leggerlo. Allora, per leggerlo, questo è un ebook, quindi si può scaricare dal sito, a partire da giovedì, dal sito del giornale.it, da Amazon, dall'App Store e da Book Republic, che è l'azienda che diffonde il nostro libro. Si può leggere sui tablet, sugli smartphone, ma anche sul computer, cioè sui computer tradizionali. Ah, perfetto. Quindi, insomma, si può leggere con Adobe tranquillamente. Sì, tranquillamente. Perfetto, allora, è facilissimo. Insomma, Enrico, io vado a ricordare ancora una volta ai nostri radioascoltatori. Grillo, adesso provate a votare un altro, insomma, penso che ne valga la pena leggerlo. Intanto vado anche a ringraziarla della disponibilità e della chiarezza in attesa di giovedì. Grazie mille. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie a lei, a Francesco Maria Del Vigo, autore proprio del libro Grillo, adesso provate a votare un altro, e editorialista di Il Giornale anche cartaceo, chiaramente.